dalla sede della Fondazione Arezzo in Tour, Infopoint sotto le logge di Piazza Grande, per questa diretta serale, la prima di Aspettando la Giostra. Come vedete, è cominciata subito con un colpo a sorpresa, ma tanto quando parliamo di giostra questo ovviamente è assolutamente naturale, mentre invece non è una sorpresa ma una piacevole abitudine avere all'inizio dei nostri cicli di trasmissione il sindaco di Arezzo Alessandro Chinelli. Grazie anche per la disponibilità in occasione di questa giostra di settembre, 144esima edizione. Partiamo proprio da qui, mentre stanno cominciando in Piazza Grande le prove dei musici, quindi sentiamo proprio i tamburi in sottofondo che ci accompagneranno piacevolmente anche in queste serate. Un'edizione particolare questa, una dedica particolare, quindi diciamo che la festa della città per la giostra del Saracino si somma alla festa per i 100 anni dell'Arezzo che saranno la settimana successiva, e quindi insomma Arezzo si appresta a vivere davvero un periodo intenso. Questa dedica è una dedica che all'inizio soprattutto qualcuno aveva gradito poco, nel senso che si era pensato che fosse, non dico un sacrilegio, però insomma una forzatura rispetto alla tradizione dedicare al calcio una lancia d'oro. Mi sembra che queste polemiche poi si siano col tempo sopite, soprattutto una volta vista anche la lancia nella sua realizzazione. Sì, si sono sopite perché alla fine poi la gente ha riconosciuto anche i più puristi, no? Che avrebbero voluto che ci fossero personaggi storici di cui ricorrono anniversari importanti in questo anno a essere gli intestatari della lancia d'oro e quindi della giostra. Ma di fatto ha prevalso l'opinione che la società di calcio che rappresenta la città è di fatto un pezzo di città, e il fatto poi che abbia mantenuto con continuità nonostante tutto quello che le è piovuto addosso e quello che talvolta si sono anche andati a cercare sia rimasta la stessa per 100 anni, dà un valore di continuità importante, ed è un valore che porta il nostro cavallino in tutti i campi dove l'Arezzo Calcio va a giocare. Quindi non è un sacrilegio, è una se possiamo dire che è ancora più popolare questa giostra di tante altre. Signorelli a giugno, noi volevamo un artista importante, 500 anni di Signorelli, la bellissima mostra di Cortona, non potevamo evitarlo, ma questa ha un altro sapore, ha un sapore più popolare, più aretino, forse anche più vero per noi aretini, no? E quindi io sono contento di aver fatto questa scelta, che è stata confermata poi da tutti, non c'è più nessuno che non sia contento. La lancia d'oro è tornata, non so se l'hai fatta tu questa osservazione, è tornata nelle forme alle lance di 40 anni fa, e anche questo è un ritorno alla tradizione popolare, è una lancia semplice però una lancia bella, rappresentativa, a me piace. Ecco, forse è proprio il richiamo appunto popolare anche rispetto al calcio, però ecco, io non sono affatto convinto che semplice sia sinonimo di bene o bello, no, rispetto, no. Anche perché è chiaro che negli ultimi anni abbiamo avuto delle lance che sono state dei capolavori, delle opere d'arte assolute, quindi su quello, anche perché artisti di valore assoluto sono coloro che hanno contribuito a realizzarle, quindi su quelle diciamo consideriamole come gioielli rispetto, certo, alla tradizione. Però ecco, questa è una lancia che secondo me ha una valenza, una dignità, una forza che forse non vedevamo da tanto tempo. Io ho detto forse dai cavalli di Aceves che non mi emozionavo così tanto vedendo una lancia. Quella per me è la più bella in assoluto. Le lance più belle degli ultimi anni, perlomeno di quelle che ho consegnato io, sicuramente la posso annoverare tra le più belle. Non dico la più bella perché altri artisti dello stesso rango si sono cimentati, ma quella è stata del tutto particolare. Invece nella storia recente del calcio, perché ovviamente si dice che il calcio si è giocato con continuità nonostante che la società abbia cambiato ragione sociale a causa di alcuni fallimenti che ci sono stati, forse si ricorda troppo poco, però lì c'è stato un impegno della città che tra l'altro tu hai sollecitato anche chiamando a raccolta gli imprenditori, no? L'anno della battaglia totale, quello è un anno nel quale l'Arezzo ha lottato per mantenere il suo titolo sportivo, per non passare, anche se passerà comunque attraverso il tribunale, ma con una vicenda diversa, mantenendo sul campo quello che si era conquistato. Direi che forse questa è una pagina che merita di essere sottolineata, anche perché comunque è storia recente, anche con i suoi protagonisti. Sì, di essere ricordata. È stato un periodo
non saprei come definire, un po' incosciente da parte mia, perché mi sono esposto in prima persona per andare a chiedere risorse al nostro corpo imprenditoriale, ma anche ai semplici cittadini. E alla fine siamo riusciti in poche settimane a mettere in piedi 380 spiccioli mila euro, grazie alla generosità di tanti, la generosità di tanti che hanno voluto dare il loro contributo, taluni anche anonimamente, per far sì che comunque si salvasse la continuità dell'Arezzo Calcio. Questo vuol dire che la città, e non solo il suo corpo imprenditoriale, perché c'è gente che ha fatto versamenti di pochi euro, ma li ha fatti, questo vuol dire che nella squadra di calcio, al netto di tutto, si riconosce una città. Devo dire che non è che Arezzo è diversa da altre città italiane, è l'Italia che è così, quindi è un simbolo forte. Veniamo invece a parlare di Giostre del Saracino, abbiamo accennato anche in fase di presentazione della Lancia che ci sono stati degli accorgimenti che avete preso in vista di questa Giostre di settembre, in virtù di quello che era successo a giugno e in virtù del fatto che questo è un momento nel quale l'attenzione, soprattutto relativamente alla tutela della salute del cavallo, è molto alta in Italia, perché in altre manifestazioni sono purtroppo accaduti episodi incresciosi da questo punto di vista. Le scelte sono state indirizzate da un lato, stamattina io l'ho intervistato proprio qui sulla Lizza con la nomina dell'assessore Casi, che si è preso adesso veramente a cuore la Lizza, lo vediamo nel suo impegno proprio quotidiano, e dall'altra nella valorizzazione ulteriore del ruolo del veterinario proprio nell'ottica che dicevamo. Esattamente, cioè è stato messo in piedi un micro organo tecnico che abbia la capacità di valutare la corretta posa in opera della Lizza, le sue eventuali modificazioni per effetto di eventi meteorologici come purtroppo è avvenuto a giugno, e lì l'ingegner Casi si è reso disponibile, cioè si è reso disponibile non tanto come assessore ai lavori pubblici ma come ingegnere. Gli ho chiesto: ma te la senti? Sì, sì, me ne occupo io. E lui ci ha messo la faccia, la sua competenza, e il veterinario che naturalmente sa come un cavallo può reagire o non reagire a un fondo che non si verifica solo pigiando il tacco sul terreno, quindi è un'operazione che richiede delle competenze tecniche specifiche. Vi è poi la riserva che è stata trovata da Paolo Bertini, e cioè che nel caso in cui si dovesse veramente testare la Lizza rispetto a una carriera, c'è il nostro amico Enrico Vedovini che si è reso disponibile a rifare quello che ha già fatto a giugno. Speriamo di non doverci arrivare. So che Casi ha messo in opera dei nuovi sistemi di drenaggio che consentano diciamo, all'acqua di ruscellamento di passare da monte a valle alla Lizza senza portarsela via, quindi dei sistemi di drenaggio. Ce n'erano già, ma ne ha aggiunti degli altri. Quindi riteniamo ragionevolmente di aver preso tutte le cautele possibili perché non ci siano modificazioni sostanziali sulla consistenza della Lizza. Che giostra sarà invece dal punto di vista del calore? È ovvio che la giostra di giugno ha aggiunto ancora più pepe, se mai ce ne fosse bisogno, il ritorno di Martino Gianni subito vincente in Porta Sant'Andrea e quindi no, si riaccende anche... Quello è stato non il pepe, il peperoncino. Sì, sì, direi proprio di sì, ovviamente... Porta Santo Spirito che forse ha perso qualche certezza, abbiamo visto anche nelle prove di oggi, oltre che nella giostra di giugno, quartieri che sono in forte crescita come Porta del Foro, ma anche Porta Crucifera, insomma una battaglia che si preannuncia di altissimo livello. Battaglia che si preannuncia di altissimo livello, ma quello che a me fa piacere è che la giostra è ritornata ad essere un evento, ora non dico aleatorio, ma che non è prevedibile assolutamente. C'è stato un periodo abbastanza lungo in cui c'era una prevalenza forte tecnica di un quartiere sugli altri. Oggi non è più così per vari motivi, e quindi questo aggiunge quel pizzico di interesse in più sulla giostra. Ma non parlo soltanto di Santo Spirito di Sant'Andrea, anche San Laurentino sta andando bene, anche il Colcidrone sta andando bene, quindi alla fine se io dovessi fare scommesse non potrei farle, e questo è quello che ci fa arrivare alle 17 di domenica 3 col fiato sospeso, la cosa più bella, no? Grande attenzione, grande passione, grande crescita di tutti, grande crescita dei quartieri. Una cosa che non può crescere è il numero dei presenti, bravo, in piazza. Bravo, e questa è oggi la nostra vendita dei biglietti, ovviamente poi sono sempre di più quelli che sono scontenti perché rimangono fuori e magari si accende anche qualche polemica. Io dico ovviamente non
in questo caso prodomo mia per la televisione che oggi ho la fortuna di rappresentare, ma in generale Siena alla Piazza del Campo, dove possono andare tutti gratuitamente. La televisione, qualunque essa sia, non parlo di televisione, qualunque essa sia, è la nostra Piazza del Campo, nel senso che purtroppo in piazza più di tante persone non ci possono entrare. No, e il problema non è più tanto quello legato al distanziamento, al Covid, alle misure restrittive che giustamente sono state imposte e accettate per dare sicurezza a chi andava a vedere la giostra, è che più di tanti non ci si entra. La piazza bellissima è piccola, non è Piazza del Campo, quindi quello è il numero. E qui l'amministrazione ha fatto una scelta ben precisa, che mi sento di poter dire verrà mantenuta anche in futuro. Il Saracino è la giostra ed è la manifestazione degli aretini. Tutto ciò che in più si riesce a mettere in termini di turismo, di curiosità, è in più. Ma in realtà io non mi sogno neanche lontanamente di tagliare i biglietti agli aretini per dargli a chi viene da fuori. Magari una distribuzione diversa nel prossimo futuro, cercheremo di farla per fare in modo che ci sia una diffusione ancora più capillare, perché arrivare alla biglietteria e sentirsi dire che la tribuna è bella finita non fa piacere a nessuno, io me ne rendo conto. Cioè, se io stamani quando sono arrivato in comune c'era già una coda che pigliava mezza piazza, io sono andato dritto, non mi hanno detto niente, ma se qualcuno mi diceva qualcosa mi toccava mettermi a discutere sul fatto che abbiamo finito i biglietti. Ora, se da un lato questo ci deve rendere contenti perché vuol dire che la manifestazione ha un grande successo, beh, dall'altro però ci deve dare dei correttivi in qualche modo. Ora ci penseremo, troveremo il sistema, ripeto, per far sì che ci sia una maggior capillare distribuzione. È la giostra nostra questa, io in questo sono come il sindaco di Siena, che se ne è avuta a male quando il ministro del turismo ha detto che è una bellissima manifestazione turistica al Palio. Giustamente la Nicoletta Fabio si è un po' inalberata e ha detto no, non lo è, non voglio che lo diventi. Ecco, il Saracino per noi ha un po' lo stesso significato. Ecco, tra l'altro devo dire una cosa che a me piace molto, guardando e seguendo, perché io le seguo molto e un po' si vede anche in quello che facciamo, le tradizioni anche del Palio di Siena, il modo come loro ci arrivano, che il giorno del Palio, a mezzogiorno, il sindaco di Siena fa una conferenza stampa in cui fa il punto della situazione. E anche se dura 10 minuti, un quarto d'ora, però è un momento importante nel quale in qualche modo l'istituzione si riappropria di una manifestazione che comunque cura e organizza. E siccome adesso però anche ad Arezzo il comune ha ritrovato quel ruolo che per qualche anno è stato delegato all'istituzione giostra del Saracino, potrebbe quasi essere un'idea che anche il sindaco di Arezzo, a poche ore dalla manifestazione, incontra la stampa, e ovviamente poi la conferenza stampa, come avviene a Siena, viene trasmessa in diretta televisiva, quindi in qualche modo parla alla città. Sì, potrebbe essere, anzi mi sembra un'idea da poter perseguire, anche per un motivo molto semplice: non tutte le giostre sono uguali, e per i rapporti relativi tra i quartieri, e perché avvengono nei giorni immediatamente precedenti spesso purtroppo fatti che non dovrebbero avvenire, e quindi può essere anche un momento quello di tirare un po' le fila e di riprendere certi comportamenti non completamente corretti. Sì, è una buona idea, si può fare, forse non aggiunge molto, ma può dire tanto a chi sta in piazza. Ti faccio un'ultimissima domanda, adesso chiudiamo con una battuta. Tu come sindaco sei anche colui che presiede la consulta dei quartieri, e come sindaco del comune capoluogo coordini i partiti del centrodestra. In questi giorni ci sono molte riunioni, chi è più facile da mettere d'accordo? Non saprei, sono dei due. Non saprei scegliere, sono comunque individualità forti, motivate, intelligenti, e quindi dipende dal momento. Bene, grazie al sindaco Alessandro Ghinelli per questa chiacchierata. Vediamo se poi in futuro, dato che qui ci sono anche i responsabili della comunicazione del Comune di Arezzo, se in futuro questo appuntamento il giorno della giostra possa diventare in qualche modo anche un elemento della nostra tradizione. Ci lavoriamo. E noi adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo e cominciamo e apriamo anche la pagina della giostra chilometri zero con Porta del Foro e con il collegamento con Alex Revelli. A tra poco.
Bentornati in diretta con Aspettando la Giostra, lunedì sera la nostra prima puntata serale. Io saluto e ringrazio Simone Chierici, assessore al turismo e alle attività produttive, nonché presidente della Fondazione Arezzo in Tour, nonché dovrei dire padrone di casa, anche se prima ho sentito che col sindaco non eravate d'accordo su chi era il padrone di casa, ma comunque io ti considero ovviamente il padrone di casa, anche perché per venire qui ho il permesso, l'ho chiesto a te, quindi fino a prova contraria sei tu il padrone di casa. Adesso ci trasferiamo, stasera c'è questa grande novità rappresentata dal primo appuntamento con la Giostra a chilometri zero in collaborazione con Col Diretti, anche con la Fraternità dei Laici, e allora ho voluto che a lanciare questo messaggio fosse davvero il pezzo più importante della nostra emittente, che sono contentissimo di avere dentro i nostri spazi dedicati alla Giostra del Saracino Alex Revelli, che è anche al suo quartiere a Porta del Foro, e quindi credo che anche per lui un pizzico di emozione ci sia. A te Alex. Io ho fatto due giostre e ne ho vinta una sola, però meglio te che io allora. Oh. Io due. Due. Uso questo il microfono, sì. Allora, altra informazione, sei andato a fare il mercato e questo tipo di scelta è caduta su che piatto? Cosa stiamo vedendo mangiare ai nostri ospiti? Allora, qui stiamo mangiando una scottiglia casentinese, che è un piatto tipico ovviamente delle vallate del nostro territorio. Detto anche... Aspetta, perché il casentino è legato a Porta del Foro? Giustamente una, o credo diverse delle casate sono, no, dillo perché fa un figura, Caneschi sa tutto della giostra, faccio il fenomeno, almeno passo bene. Dai. Sì, esattamente, abbiamo fatto questa scelta perché la vallata è la vallata di riferimento del nostro quartiere, le casate, e comunque sia tutti i nostri emblemi fanno riferimento al casentino e alla vallata di montagna. È un piatto che diciamo racchiude un po' la tradizione contadina la nostra terra. Tu lo cucini questo? Lo cucinavano a casa tua, a tua parente, famiglia, nonna? No, però è un piatto che comunque... Ma perché avete scelto la scottiglia? Qualcuno l'avrà detto, famo la scottiglia. Perché è un piatto che comunque sia, secondo me, rappresenta la tradizione... L'hai assaggiato tu? Sì. Sono stato a prendere. Io sto vedendo le immagini perché ho un monitor gigante, vedi quel monitor là, vedo le immagini che la regia sta dando, e siete stati al mercato di Campagna Amica e avete scelto, qual è stato dei prodotti scelti quello che a te più ha emozionato, perché magari dico madonna che scoperta questa qui. Sinceramente tra tutti i prodotti è stato il pane che accompagna la scottiglia, perché è un pane di grani antichi lievitato naturalmente, cotto a legna, quindi è un pane che e secondo... invece fra gli ingredienti quale? Secondo me è la farona, che è un volatile che non è che si mangia solitamente nelle nostre cucine. Ma Alessandro è un mito, vero? Perché poi andiamo in cucina, mi fai vedere anche i ragazzi, eh? Aspetta. Ci sono i vari interlocutori, lo state iniziando ad assaggiare. Una informazione, Raffaello Betti, direttore di Col Diretti. Sono venuti al mercato chilometro zero, questa iniziativa giostra a chilometri zero, poi darete anche un omaggio per invogliare. Ma qual è la consapevolezza che si sta riscontrando, per esempio, col rapporto con la giostra? Perché vi siete iniziati ad avvicinare così forte? Allora, i quartieri e il Saracino e la Giostra in senso generale sono probabilmente il fiore all'occhiello, no? Anche della sensibilità, della retinità in senso stretto. Noi siamo fautori del chilometro zero e quindi del prodotto locale, del prodotto tipico. Ci sembrava di fare questo connubio, ci sembrava strategico e funzionale anche proprio per dare anche, come dire, darci reciprocamente atto della a retinità in senso stretto in termini generali di tutto, e devo dire che il lavoro che è stato fatto è fantastico, non voglio anticipare nulla, ma questo è meraviglioso. Già assaggiato, aspetta, rettore Felici del quartiere di Porta, lui è figlio d'arte, posso dire che sei figlio d'arte, tuo babbo, io mi sono vedendo, il non dimenticato Felici Giancarlo, mi dici un po', la scelta è stata complicata aderire a un progetto per i vostri della cucina, o sono sensibili a non consumare cibi industriali, alimenti che non hanno identità? No, sono assolutamente sensibili, si divertono anche a ricercare pezzi della nostra tradizione culinaria. La giostra è tradizione per Arezzo e quindi è anche divertente in alcune sere sperimentare. Durante l'anno
Loro in cucina si divertono veramente a fare delle scene a tema ricercando prodotti tipici del nostro territorio, quindi questa serata è sicuramente azzeccata. Fra l'altro ho notato l'utilizzo della faraona, tu l'hai mangiata mai la scottiglia del Casentino? No, chiedo perché lui, tu sei della Val di Chiana, no, giusto? Cioè, beh, allora, lui è responsabile di tutti i mercati, perché i mercati di Campagna Amica sono sia all'aperto, i giorni della settimana, due parole dimmelo, per i cittadini. Cittadini d'Arezzo sono il mercoledì e il venerdì in Piazza Giotto e davanti alla Camera di Commercio. E poi però abbiamo tre giorni a settimana il mercato al coperto in via Mincio che copre gli altri giorni della settimana. Poi abbiamo altri mercati in tutte le vallate, quindi dal lunedì al sabato abbiamo tutti i mercati. Quindi voi anche, perché devi sapere che alla giostra del Saracino ci sono le casate, no? E Porta del Foro alle casate dei nobili del Casentino, quindi voi anche in Casentino c'è... Sabato a Bibbiena c'è... Vedi che lo sapevo, te l'ho detto poi. Allora, mangiata prima o è prima occasione? Questo già la conoscevi, la scottiglia del Casentino? Prima volta. Prima, che ne pensi? Te? No, non dovranno dare un voto, andò alla Camera, non so qual è, perché c'è i tagli, il che è un po' complicato. Però dovranno dare un voto perché non sono... Sono tutti a pari merito, per ora com'è? No, è buona, ha un dei sapori... Ma hai mangiato prima di venire qua o no? Chiedo per... No. Ecco, no, meno male. Allora, un altro, perché poi c'è il tutto innaffiato con i vini di Fraternita e c'è il primo magistrato rettore, com'è il termine? Rettore. Prima rettore Pierluigi Rossi, conosciuto anche a livello televisivo da Teletruria, abbinamento territorio col vostro vino per questa iniziativa a ogni, fra l'altro, quartiere darete in omaggio. Noi vogliamo sempre stare più vicini come Fraternita ai quartieri e cominciamo da stasera. Noi abbiamo portato questo ottimo vino rosso che è un Sangiovese in purezza, fatto cioè solo con il Sangiovese, e rappresenta l'orologio. Vedi, noi l'abbiamo restaurato proprio in questi giorni e vedremo loro, chi verrà in piazza domenica vedrà l'orologio nuovo, e noi l'abbiamo messo nella bottiglia. Abbiamo fatto 13.000 bottiglie, le abbiamo vendute tutte e si abbina molto bene con la scottiglia. Ora ti butto là una cosa, no? Voi siete avanti, lo sai su cosa? Ti ho sentito parlare a te settimana scorsa o due settimane fa che state applicando l'agricoltura rigenerativa. Siete avanti. Uno dice Fraternita, secoli di attività, poi ti accorgi che c'è l'innovazione, come deve esserci nel mondo agricolo, e il rispetto dei suoli, e voi l'avete sposata. La contemporaneità, Alex, la contemporaneità, come faccio io a rendere contemporanea una istituzione che ha 760 anni, ripeto, 760 anni, portando una bottiglia sulla tavola di ogni cittadino aretino? Questa è contemporaneità, ma è patrimonio di tutti. Abbiamo 45 ettari di terreno, di vigneto, 35 sono già biologici, 10 è in conversione. Scusa, ma l'avevi mai assaggiata la scottiglia del Casentino? La scottiglia l'ho assaggiata quando io facevo le trasmissioni con Monsignor Tavi, con Piero Comanducci. Questo è un piatto che conosco. Allora, mangiate, ora scusa, arrivo poi dagli altri. Allora, lui, tu, Luca Caneschi, mi senti, vero? Sì, Luca sì. Caneschi, mi senti? Ti sento. Hai mandato qua un tuo emissario perché non ti fidavi, me lo devi dire, perché io lo so, e quindi... No, non è perché non mi fidavo, ma perché laddove c'è tavola c'è Andrea Lanzi. D'altronde la tavolata del Lanzi è la cosa che più lo caratterizza. Non, quindi. Non so che... Sta dicendo, no, glielo dico io perché non è l'auricolare. Laddove c'è tavola c'è Andrea Lanzi, perché la tavolata del Lanzi è un appuntamento del sabato, certo. Nei 75 ore. A che ora lo fate? Alle ore 13. Ma tu che... L'avevi assaggiata questa? No? No, io devo essere sincero, avevo assaggiato qualcosa di simile, tipo lo stufato del Valdarno, cioè che comunque cambia, però comunque sono sempre queste carni. Io devo dire che un piatto è riuscito veramente bene. Mi hanno detto dalla regia, tira sul microfono che se no non ti sentono, vi ringrazio, mi scuso della mia assoluta ignoranza. Ascolta, comunque l'elemento del pane è un elemento centrale nella nostra tradizione contadina, credo, no? Arricchiva questo cibo. Allora, io devo dire una cosa, sicuramente è un piatto che nasce anche per recupero anche del pane. Bravo, bravo. E
questo tipo di pane, secondo me, in altre cose che sono tipicamente aretine si sposa molto bene, tipo la panzanella, tipo la ribollita, insomma queste cose qui. Bravo ragazzo, sei preparato. Ma una cosa, noi abbiamo altri, non ho dimenticato volutamente, poi ora ne riparleremo anche per zero spreco, è un buon gustaio, lo voglio dire. Giacomo Cherici, presidente di Aesa Impianti, vero buon gustaio, è una delle persone che conosce il cibo. Dopo ti chiedo un'analisi di questo piatto, ma io non so, posso con la telecamera, regia, mi dice Luca Caneschi, questo io lascerei una camera qui e voglio far vedere la cucina un secondo, posso Luca, prima di fare il blocco da fine? Certo, dimmelo tu, vai vieni, allora vieni con me, si può passare, no, qui la camera sta seguendo, vieni, forza vieni, allora qui la situazione, calma ragazzi, allora più piano, dunque qua perché porta del foro, come tutti ragazzi, calma, voglio vedere quelli che cucinano, Luca, quando ora ti ridarò la linea per la pubblicità e dopo faremo il giro con gli altri, ce la fai a camminare o sei anziano? Ce la fai, sì. Allora, eccoli qua. Qua è dove è l'impiatto, già hanno finito la parte del servizio, stretto, grazie, perché uno dei piatti, è giusto dirlo, che nei vari quartieri si servono alimenti che poi sono gustati. Vieni, ritorna sopra, vieni, sta stretto, vieni. Poi un'altra cosa è la parte delle donne che lavorano in cucina. Vieni qua. Qua c'è la rumba vera. Eccoli qua, guardale, qua. Alza la musica, nano, a tutto a palla per piacere. Capite? Questa la guarda, stanno impiattando, guarda, qui perché fanno anche le pizze la sera, no? Guarda. La bellezza di questa cosa è che c'è la multigenerazionale. Il ragazzo quanti anni hai? 27. Tu? 29. Lei quanti anni ha? 61. Aspetta che c'è questa qua che ce n'ha 12 in meno. 61. Quanti? 61. Dirige. Ecco, la multigenerazionalità non si trova in altri posti, nei quartieri c'è i ragazzi e le nonne anche. Le nonne, due nipotini. Una... Ma chi ha cucinato, lei o loro? Loro fanno pizza griglia, io stasera ho fatto la scottiglia. E allora, vedo bene, vieni, torna su di me e ti faccio la sponda, che non vogliono far vedere lo sporco. Ora ti faccio, poi do la linea a Luca Caneschi, dovrei essere nei tempi, vieni qua. Perché devi sapere, Luca Caneschi, che qua siamo nel luogo dove cucinano sul serio, perché i quartieri sono vita sociale. L'elemento della giostra del Saracino, al contrario di altre iniziative, non è solo il cibo, ma sta stretto su di me, dopo ti faccio, te scopro. È socialità, età, incontro. Allora, Luca Caneschi, io per darti la linea ti faccio vedere qui, non mettete niente qui sopra ragazzi, mettecela, guarda. Guarda, mettici una salsiccia, ragazzi, una salsiccia, mettici. Sembra una solitaria in mezzo, guarda. Il cibo vero, questo è il cibo vero, ed è la finalità della trasmissione che stiamo facendo dai quartieri con la collaborazione di Coldiretti. Ragazzi, mandate di là dietro così si fa la foto, il selfie finale, su. Andate qua dietro, qui. Aspetta, te li faccio mettere. Qui, questo punto. Vedete qua, vai, qua. Allora, breve pausa, sì, non vi piglia il caldo, da Porta del Foro facciamo breve pausa, Luca, e dopo torneremo, riprenderemo sul chilometri zero. Pronti al 3, dove siamo? A? Porta del Foro! E ci credo! Bene, grazie Alex Revelli, andiamo in pubblicità e poi ovviamente la nostra chiacchierata con l'assessore Simone Chierici, a fra poco. Allora, di nuovo in diretta qui dall'InfoPoint della Fondazione Arezzo in Tour con l'assessore Simone Chierici, nonché presidente della Fondazione. Allora, Simone, la prima cosa ovviamente, perché l'argomento l'abbiamo già toccato con il sindaco, no? E quindi poi parleremo più in generale ovviamente dell'attività della Fondazione e del turismo ad Arezzo, però di questo rapporto giostra del Saracino, turismo è un altro elemento di cui si parla spesso. Il sindaco ha detto la giostra è la manifestazione degli aretini, tra le polemiche che ci sono state oggi nella appunto ricerca spasmodica del biglietto, che purtroppo per molti si è risolta in maniera negativa, diamo troppi biglietti ai turisti, ecco, questo è un argomento che secondo me merita di essere chiarito. È una balla cosmica. Merita di essere chiarito. È una balla cosmica perché in realtà i biglietti destinati ai non residenti, che chiamiamoli per nome, sono in questa edizione 171, se non vado errato,
e sono conseguenti a richieste che nell'arco del tempo arrivano all'amministrazione, alla fondazione, all'ufficio giostra e che in occasione della giostra vengono, come dire, soddisfatte, ma sono 170 biglietti a fronte di 2200 circa di tribuna più altri 1400 di posti in piedi, quindi è una quota piccolissima. Poi sul fatto che i biglietti siano pochi e che si finiscano subito è un altro aspetto, considererebbe un altro paio di maniche. È vero, non è che non è vero, però si disse già a giugno la piazza questa è più di tanta, la gente non ce la possiamo mettere. E considerate che ci sono delle esigenze anche, come dire, tecniche, politiche. È vero che i biglietti che vengono messi in vendita non sono tutti i 2200, perché c'è una quota piuttosto cospicua che va ai quartieri, una quota che va ai gruppi, una quota che va alla stampa, una quota che vengono venduti, non vengono regalati, sia chiaro, ma che non sono nella disponibilità di chi va alla biglietteria o che fa il click day per scegliere il biglietto. Quindi vengono venduti obiettivamente meno biglietti di quelli che vendiamo complessivamente, che già sono pochi, creando questo problema. Ma il problema del turista, anzi io da parte mia ne vorrei di più per i turisti, perché questo vorrebbe dire poterci impostare una campagna promozionale specifica. Capite che con 170 biglietti che rimangono per i turisti io posso fare poco per promuovere la giostra nei confronti dei non aretini. Allora, oggi, visto che eravamo qui appunto per allestire il nostro salottino, a un certo punto è entrata una turista parlando in inglese, ha detto: ma cosa c'è, che la giostra del Saracino? Ah, ma quando c'è? È domenica. Ah, ma si possono comprare i biglietti? No. Quindi diciamo che questo entusiasmo purtroppo è stato un po' sopito. È vero però che la valenza turistica della giostra del Saracino non si manifesta soltanto il giorno della manifestazione con le problematiche che sappiamo, ma che adesso questa città ospita un museo della giostra del Saracino e quindi uno spazio nel quale chi viene può conoscere la manifestazione in maniera attiva e anche interattiva per tutto l'anno, e questo sta dando anche dei buoni risultati. Sì, ma non solo quello, perché il percorso espositivo fa anche da infopoint sostanzialmente, quindi anche per sbaglio qualcuno ci batte il naso e quindi è, fra virgolette, anche non volendo, costretto a vedere quello di cui si parla. Parlavamo prima con Marmorini e hai anticipato te, la giostra non è solo la giostra, comunque non dovrebbe essere solo la giostra. Io ho trovato, mi è capitato nel tempo, molte persone di fuori Arezzo assistere alla prova generale, che magari per un aretino lascia il tempo che trova, non è la giostra, ma per un turista che comunque vede una bozza di manifestazione è comunque, ha una sua attrattività. Ripeto, è chiaro che se potessimo lavorare intorno al mondo della giostra, alla settimana della giostra, quindi coinvolgendo i quartieri, le sedi dei quartieri, tutto quello che c'è dalla propiziatoria alle serate del quartiere, anche nei confronti di chi viene ad Arezzo in quel periodo, e in quel periodo obiettivamente c'è tanta gente, anche perché poi c'è la fiera nella stessa domenica, quindi abbiamo un buon afflusso anche il weekend, in quella settimana potrebbe essere veramente interessante. Però ripeto, da qui a dire che la giostra è non farò mai l'errore del ministro, non dirò che è un'attrazione turistica, mi aspettavi al varco. No, per carità, no, sulla Siena che aspettano la Sant'Anchè, sì. Non al varco, l'aspettano proprio. In effetti è stato un qui pro quo quello, perché forse voleva dire altro, l'ha detto in maniera sbagliata, poi si sa, senesi sono piuttosto sensibili su questo argomento. Io non voglio dire che la giostra è una manifestazione turistica, perché è evidente che sia la manifestazione della città e degli aretini. È altrettanto evidente però che potrebbe essere promossa in maniera migliore, però i posti quelli sono, c'è poco da fare. Ecco, invece una persona molto attenta alla città e anche molto propositiva, qualche giorno fa mi ha detto: ma perché non si può legare ancora di più qualcosa della tradizione della giostra durante gli eventi della città del Natale, che comunque sono di grandissima attrattiva? Magari una delle giornate della città del Natale potrebbe avere come attrazione il corteo storico della giostra, comunque un richiamo, chiaramente fatto salvo non la giostra dal punto di vista della gara, diciamo, però tutto il resto potrebbe essere proposto, proprio perché ormai il ruolo di Arezzo città del Natale è un ruolo consolidato e arriva gente davvero da mezza Italia. Sì, in realtà già c'è una parte, c'era perché stato, noi abbiamo un accordo con i due gruppi che sono i sbandieratori e i musici, per cui
anche l'anno scorso, poi c'è sempre l'incognita meteo che ci costringe magari qualche volta a rimandare, a spostare o addirittura annullare. Abbiamo chiesto sia ai musici che agli sbandieratori di uscire. Devo dire che sono attrazioni, queste sì, turistiche, perché piacciono anche i ritiri e lo sappiamo, ma i turisti che sono presenti in quei giorni a Arezzo vedono i sbandieratori, ascoltano i musici e veramente sono veramente attratti, sono contenti e dirò di più, quando finiscono di esibirsi quasi dispiace, quindi li cercheremo sempre di coinvolgere maggiormente. Poi da qui allargare il perimetro anche ai quartieri la vedo un pochino più complicata, però perché no, se ne potrebbe anche parlare, magari mi fa conoscere quella persona che tradisce. Ah, volentieri. E l'ultima cosa invece che ti chiedo, Simone, è una considerazione di carattere più generale sulla stagione turistica, estiva. Tra l'altro, a proposito di attrattiva, io lo raccontavo proprio ieri mattina durante la cerimonia delle stazioni delle carriere, le prove dei musici che si sono svolte la settimana scorsa in Piazza del Comune, ad esempio giovedì sera avevano radunato un numero davvero impressionante di persone, no? Perché a volte c'è questa aggregazione, si crea anche in maniera assolutamente spontanea e anche non voluta. Com'è stata questa estate che appunto sta volgendo adesso al termine dal punto di vista turistico? Allora, fino al 31 di luglio è stata una stagione direi ottima, è presto per tirare una riga, però insomma rispetto al 2022 che già era stata un'ottima annata è stata veramente ottima. Agosto ha scontato un po' quello che ha scontato tutto il paese, quindi con in particolar modo per quel che ci riguarda nelle strutture alberghiere, con un calo delle presenze rispetto all'anno scorso che noi dovremmo chiudere, così ancora agosto non è finito, intorno a un 10-12% negativo. Questo per gli alberghi. Per le strutture extra alberghiere che non monitoriamo puntualissimamente, ma solo a consuntivo, credo che sia andata molto meglio. Il tutto in assoluta, non dico controtendenza, perché controtendenza significherebbe aver fatto più, ma comunque non allineandosi a quelli che sono stati i trend nazionali, perché le città d'arte hanno avuto una grossa funzione. Ma non solo le città d'arte, ma le località marittime, le località montane. Tanto per darti un'idea, da quando abbiamo la gestione e la valorizzazione dei musei statali è sempre stato un crescendo. Agosto, e oggi è il 29, io ho i dati aggiornati al 27, agosto è per ora, e lo sarà fino al 31 ovviamente, il mese con il record di accessi nei musei statali. Abbiamo superato anche abbastanza ampiamente il mese di aprile, che è stato un mese straordinario in virtù della Pasqua, dei ponti, delle vacanze pasquali con tanta gente che girava. Ecco, agosto, al 27 di agosto, è già superiore di gran lunga ad aprile, quindi siamo molto contenti, quindi dimostra che gente ce n'è e che forse siamo andati molto meno male di tante altre località. Io dico sempre è fortuna, ma sono convinto che non lo sia, e lo dico provocatoriamente, perché la promozione che stiamo continuando a fare nonostante il periodo difficile evidentemente alla fine porta sui frutti. Ecco, ti ricordiamo che la Fondazione Arezzo in Tour ovviamente fa una promozione più ampia del territorio, sì, e anche degli altri comuni che ci aderiscono, sì. E quindi anche da quel punto di vista sicuramente ci sono stati risultati importanti, e altri ce ne saranno. I Cammini di Francesco il prossimo anno, l'anniversario delle stimmate, sarà quindi un'altra grande occasione di attrattiva. E forse, ma questo non vorrei precorrere troppi tempi, anche una potenziale dedica di una delle Lance d'Oro del 2024, ma questo diciamo metterebbe già troppa carne al fuoco a proposito di carne, come ci faceva vedere prima Alex Revelli. Simone, ti ringrazio per essere stato con noi e ovviamente anche per ospitarci in queste serate qui per le nostre dirette nella sede dell'Infopoint della Fondazione Arezzo in Tour. E torno allora a Porta del Foro da Alex Revelli, e tra l'altro con un legame forte, perché anche la gastronomia, i prodotti tipici sono davvero uno degli elementi più importanti anche della promozione e dell'attrazione turistica. Vai Alex! E che ti devo dire, siamo qui a Porta del Foro con Giostra Chilometri Zero, con Campagna Amica, lo vedi è scritto tutto qua, bello? E Porta del Foro in questa occasione ha presentato la scottiglia casentinese, vieni qua! Dopo vi ripresento loro e daranno il giro. Lui è l'uomo che è andato Natale,
perché c'è regia Natale Teci, vero? Cioè abbiamo quello poi, capisci? Natale Teci che è regia, mi fai vedere le immagini quando loro sono andati a comprare, perché va sempre fatto il refresh, perché 20 minuti fa ne ha detto che lo stesso telespettatore sia. Sei andata a comprare nel mercato, dove sei stato a prendere i prodotti per fare la scottiglia? Sono stato in Via Mincio, al mercato coperto. Via Mincio, di Arezzo, perché ci vedono tutta la Toscana e l'Umbria, se no. Questa è Porta del Foro, uno dei quattro quartieri della Giostra del Saracino. Se tu dovessi dire a uno che guarda tipo da Pistoia, com'è la cucina nel quartiere di Porta del Foro? Verace. Vera, bravo. Prodotti veri o falsi? No, veri, ovviamente. Non ci siamo messi d'accordo. Ma dimmi cosa avresti voluto fare, anziché la scottiglia del Casentino, che volevi fare quando avete parlato? Diciamo che l'altro piatto era il grifo. Il grifo? Altro piatto di tradizione aretina. Allora, io sono rimasto stupito perché io ho detto a lui, la cucina casalinga sta scomparendo, ve lo metto per iscritto, fra 20 anni in casa la gente purtroppo non cucinerà più come già avviene negli Stati Uniti, purtroppo. Qua invece i quartieri, e grazie alla collaborazione con Coldiretti, si mantiene il concetto di fare cucina casalinga fra varie generazioni. Io ho domandato, ma i ragazzi li trovate di 16-18 anni che cucinano? Risposta. Sì. Li troviamo, ancora li troviamo. Perché credi che avviene questo? Perché qui dentro riusciamo a tramandare le tradizioni di Arezzo, la giostra che è tradizione, e tramite la cucina, tramite il piatto, riusciamo a coinvolgere i ragazzi. T'abbraccialo, madonna, ragazzo di 39 anni, può andare in cucina? Mi ha detto, posso andare, baci! Allora, qui abbiamo... Ha sentito, direttore, mentre vedevo le immagini del mercato che Natale mi sta mostrando, che è roba vera, perché rimarchiamo, questo legame alla fine si sposa perfettamente con il sentire che avete voi di Coldiretti. Sì, è stato un bel sentire anche questo connubio della tradizione che c'è ovviamente con la giostra in primis, ma anche poi con tutte queste tentativi di mantenere in piedi anche delle culture culinarie importanti che sono fatte con piatti della tradizione, spesso piatti poveri. Prima dicevamo di questo pane, questo è un pane fatto ovviamente non con farine raffinate, è un pane che si sposa perfettamente con il piatto, che sicuramente non è un piatto poverissimo, però è un piatto della tradizione. Qualcuno me lo sta facendo vedere stretto, lo voglio in primo piano, close, proprio modello food porn, ragazzi, deve essere stretto come il seno della madre. Ok, al quale il bimbo si allatta, guarda che roba, stretto lì, e dicevi che questo piatto, fra l'altro, connubio perfetto. Sì, certo, perché ovviamente qui si distinguono, tra l'altro è molto buono, devo dire, è fatto benissimo, quindi si distingue chiaramente, io non lo sapevo ma l'ho assaggiato, quindi c'è pollo, faraona, anatra e maiale, quindi è veramente eccezionale. No, perché anch'io sono della Valdichiana e quindi i prodotti del Casentino a volte magari mi sfuggono, ma in questo caso ho imparato una storia che ripeterò magari anche davvero anche in cucina, perché allora, è veramente buono. C'è un grande esperto di cucina, no? Perché Giacomo Cherici è il presidente di Aisa Impianti, però devo dire che del gusto ce l'hai, perché hai assaggiato un sacco di roba. Giudizio, perché non è a voto, non è che qui vince qualcuno, vorrei dirtelo, non c'entra, però il giudizio di Aisa Impianti, prima di tutto, che ne pensi, sensorialmente ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Il giudizio è ottimo, 10 lode, perché è un piatto che io conosco bene, perché sono casentinese di origine, e è un piatto che ti dà delle sensazioni proprio particolari, perché è un piatto della riscoperta dei vecchi sapori che conoscevi già da bambino, quindi è un ottimo piatto. Qual è il sapore in mente che ti è ritornato, non solo la parte della faraona, il sugo, cioè la parte... Esatto, l'intingolo. Però hai detto una cosa, mentre Luca Caneschi parlava, perché Caneschi parla di giostre, cose serie, io invece devo parlare di cibo e mi diverto, hai detto questo è buono anche... Anche freddo, questo è un piatto buono anche freddo, assolutamente, con un buon bicchiere di vino, questo è un piatto che si mangia il giorno dopo freddo senza il minimo problema. Ho notato che l'Anzi, giostre, fate vedere l'Anzi, il piatto di scusa, ce lo porti, chi è? Testa così lì, guarda l'Anzi, zero spreco, cioè te è proprio perfetto, l'Anzi è l'essere preciso che mostra che non bisogna sprecare nulla. Assolutamente, anche perché lo spreco alimentare causa l'incremento dei rifiuti. E i rifiuti alimentari in determinati momenti dell'anno diventano il 30-35%, poi danno fastidio perché bisogna gestirli. E quindi ci siamo di fronte, è molto sensibile tutto questo argomento con Coldiretti, perché anche voi all'interno di Zero Spreco a Aisa Impianti avete fatto iniziative con i bambini di formazione, cioè io credo che il messaggio è dobbiamo formarli, perché purtroppo ciò che facevano prima le famiglie non c'è più tempo e arriva tutto dagli enti, le istituzioni o la scuola.
Sì, che poi sono fatti da persone che vivono la città, quindi non ci deve essere neanche questa divisione, devono fare loro, tanto ci pensano loro. Siamo un pochino tutti coinvolti in quella che è la riduzione degli sprechi alimentari, perché siamo tutti coinvolti in un pianeta che ci appartiene. Allora, che volevi dire? Che devo fare? Ma dopo c'ho da fare ancora loro, ritorno io, sei sicuro? Ma il Caneschi ce la ridà la linea, non è che non ce la dà? Caneschi ce la dai la linea? Sì, sì. Sì, ce la dai. Allora andiamo a pubblicità, poi torniamo immediatamente. Vai. Vado? Come mai detto? Come mai detto? Live. Live, cioè perché ormai qui l'italiano lo parla più nessuno. Il nostro, mi inquadri l'operatore del gruppo 2 Natale, grazie, per piacere. Lui mi fa live. Io che sono un ignorante con la zola sotto le scarpe, live. La diretta sarebbe, vero caro? Ok. Allora, avete capito dove ci troviamo? Guardate, un grande muro di immagini in bianco e nero, Porta del Foro, per questa occasione del Lori e Piccolo, perché ha cambiato l'ascolto, bla 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 bla. Giostra chilometri zero con Campagna Amica, progetto con Coldiretti Arezzo, il primo dei quartieri della giostra che è protagonista. Hanno servito la faraona del Casentino, che ci stiamo a lavorare da 40 minuti. È come un pranzo di matrimonio questo, caro Felicio, mi sbaglio. Visto che i pranzi di matrimonio vanno lenti, no, le portate. È vero, però stasera ce lo siamo gustato. Ho visto che tu te lo sei gustato, guarda il piatto, zero spreco, delle... assolutamente, visto zero spreco. Allora, una cosa che ci teniamo a dire è che con Belpiero Leonardo, che è il presidente dei mercati di Campagna Amica, i mercati che lo ricordo ad Arezzo sono mercato coperto, in via Mincio, aperto tutta la settimana. E poi c'è Piazza Giotto e davanti... la Camera di Commercio via Spallanzani, insomma. E ogni, però in tutte le vallate ci sono i mercati. La domanda è: dei prodotti che hanno messo in questo piatto, me ne dici due che a te ti sono piaciuti particolarmente, che sono venuti a fare la spesa da voi e hanno scelto dei ingredienti fra tutti per fare questi piatti? No, sicuramente il pane, ma poi anche la carne nel suo insieme è molto buona. Sì, sì. Il vino non era in questo caso il vostro. Ma è tanto buono. No, però per Luigi Rossi, che è il presidente, che è il primo magistrato, no, primo. Io non scrivo niente, io sbaglio, imparo. Primo rettore, dopo 18 volte che ho sbagliato, imparo. Primo rettore della Fraternità dei Laici ha portato un vino da 14 gradi. La domanda è: volevamo euforizzare il gruppo? Qual è? Quando si sta insieme a tavola vuol dire che condividiamo valori, idee, quindi festeggiamo, e quando si festeggia si porta un buon vino che si sposa bene con la nostra scottiglia, che è un piatto tipicamente aretino, tipicamente casentinese. Però vedi, questo vino qui, che è un Sangiovese in purezza, riesce ad abbinare molto bene questa sapidità di questo, è un po' salata, ma è aretina, perché noi il sale lo mettiamo, eccetto che nel pane, lo mettiamo da tutte le parti. Bellissima definizione, aggiungo la scelta, voi avete anche regalato del vino poi al quartiere. Noi abbiamo, noi la linea... Ma ogni sera regalate vini diversi, secondo il quartiere? Sì, sì, vini diversi, possono per, sia per il piatto abbinato, ma anche per poi fare una lotteria in modo tale che i quartieri possano ricevere dal nostro vino un piccolo sostegno economico. Ma noi come Fraternità vorremmo essere ancora più vicini ai quartieri, perché il Palazzo di Fraternità ha visto tutte le edizioni del Saracino e vogliamo essere vicino, e domenica anche la bandiera di Fraternità è tra gli sbandieratori. Bello, bello. Allora, caro Luca Caneschi, il tuo uomo che ha inviato all'Alabama, lui è come, è presente quando mandavano l'inviato per controllare, soprattutto americani, mandavano l'inviato per controllare, lui è l'inviato al quartiere di Porta del Foro a controllarmi, capito Luca Caneschi? Allora, volevo sapere, per esperienza tu di cibo te ne intendi, ora a parte scherzi, la tavolata dell'Anzi c'è sabato prossimo a che ora? Alle 13 in diretta. Ma quanto ti stressa il Caneschi? Che ti chiede? Dimmi, che vuole che tu faccia nella tavolata? No, devo dire una cosa, il Caneschi mi dà carta bianca sulla tavolata. Ok, e quindi decidi tu gli ospiti? Decido gli ospiti e anche gli argomenti. E il cibo lo decidi o no? No, il cibo lo decide chi ci ospita. Ok, okay. Però ci ha sempre fatto mangiare bene. E gli argomenti quanto tempo prima li scegli? La sera del venerdì dopo le prove? Chiedo. Sì, gli argomenti sono prettamente alla giostra. Ma che... a mangiare meglio te o l'altro, il grande Giorgio, esperto? No, a mangiare, cioè, fra te io. E Giorgio? No. A mangiare io. Tu mi sembri più gaudente di Giorgio. Ma diciamo che lui va tenuto un po' a freno. Sì. Wow. Sì, mangiare è uno che... No, mangiare sugli argomenti. Ah, ok, va bene, allora non l'avevo capito, sono imbambito io. No,
Dopo anche sul mangiare anche lui se la cava bene. Allora sabato prossimo diretta su Teletrue all'interno delle 75 ore di giostra. Non so Luca Caneschi se vorrei arrivare a 350.000 ore perché batterà il re, vuole entrare in Guinness. In realtà sono 75, ma se andiamo a sommarle dall'estrazione carriere alla giostra sicuramente sono tante di più. Fate un grandissimo lavoro di divulgazione e di comunicazione, rettore di Porta del Foro. Adesso noi dobbiamo, mi ha portato il tamburo, che fra l'altro questo, no, perché io l'ho suonato il tamburo, te lo dico, ero pessimo perché io ho i piedi a papera e mi diceva il vecchio rettore secolo imparati, sta attento che quando cammini, lo dico in aretino, butti giù le nane quando le incontri perché con i piedi aperti tu ridi, me li ricordo, avevo 14 anni. Il tamburo che qui ci serve perché adesso c'è l'ufficialità, facciamo che balzate in piedi, facciamo una cosa in piedi più... Linda non ti faccio parlare, a te è normale, l'ha detta la fate vedere Linda che l'ha detta alla comunicazione, ha fatto un gran lavoro, grazie Linda, come sempre stupend. Allora, attenzione, attenzione, dal quartiere di Porta del Foro, prima la consegna da parte di Leonardo Belperio, prendilo in mano tu, aspetta, prima c'è il primo piano, che consegna al rettore del quartiere di Porta del Foro il... che è questo, un certificato, che è? Attestato, attestato, giostra chilometri zero con campagna amica, certifica che il quartiere di Porta del Foro è amico del chilometro zero. Vai, dagliela. Perfetto, grazie. Poi, cosa più importante, perché ridi Felice? Perché dopo devi chiudere tu. Poi, il direttore, fate vedere stretto per piacere, chi è che c'è la camera? Io non ho i tagli ragazzi, io improvviso. Questo, dove lo devo tenere? Di qua? Di là? Guarda, no, qui, sconto del 20% per la spesa al mercato coperto di Campagna Amica al quartiere di Porta del Foro, proprio per incentivare, credo, Raffaello Betti, l'iniziativa di questo chilometro zero, cioè comprare alimenti veri. Sicuramente questa è l'idea iniziale di questa iniziativa, ma così come diceva il dottor Rossi anche prima, è anche un modo anche nostro per contribuire alle attività che fanno al quartiere e quindi dare indirettamente il nostro contributo. E allora consegna allo aspetta, fammi dare come si fa il chilometro zero al rettore del quartiere di Porta del Foro, entra Roberto Felici, vai daglielo, così si è fatto, ok. Allora, come chiudi Felici? Ma dovete ancora mangiare? Cioè, vai, voi aspettate il secondo piatto, modello matrimonio ante litteram. No, basta, a questo punto no. Ma che c'era? C'era un altro piatto? No, non c'era. Ok, vai. Allora, come vogliamo chiudere questo viaggio che avete iniziato qui al quartiere e anche nelle prossime serate ci sarà lo stesso, ci saranno colleghi che conducono, ma direi che è una strada che si è aperta per ampliare la grande vostra forza, perché voi socialmente, ragazzi, siete gli unici multigenerazionali, non esistono altre iniziative. No, concludo dicendo che queste serate ci fanno capire quanto è cresciuta la giostra. Fino a pochi anni fa sicuramente sia Coldiretti che Teletruria non avrebbero pensato di coinvolgere i quartieri per una campagna di sensibilizzazione sui prodotti a chilometro zero. Invece hanno puntato sulla giostra, quindi fa capire che il nostro movimento è un movimento comunque positivo, è un movimento che si sa rinnovare e che cresce e che è attento anche a queste cose, quindi veramente soddisfatto. Grande, ringrazio Pierluigi Rossi per il vino della tenuta di Fraternita, 14 gradi, Aisa Impianti, che è stato fatto l'esperto, che chi lo sta facendo, lo fate vedere Aisa Impianti, il presidente, avete mangiato in un'ora e un quarto un piatto, è stato un piacere. È stato un piacere, grazie a tutti voi. Luca, ti restituiamo la linea qua dal quartiere e che le prossime serate con i colleghi che ci sarà Santi Laurini a condurre domani sera e poi Leonardo Olivito dagli altri quartieri sempre per portare avanti questo grande progetto Giostra Chilometri Zero Coldiretti Arezzo in concampagna amica. Bene, grazie allora Alex Revelli, grazie e soprattutto molto bello il messaggio che ha lanciato il rettore Felici ed ha perfettamente ragione, cioè in questo momento i quartieri non sono soltanto aggregazione numerica ma sono portatori di valori. E a questi valori appunto che andiamo incontro quando proponiamo iniziative come questa. Tra qualche istante noi rimaniamo a Porta del Foro perché lì c'è anche Riccardo Ciccarelli che invece diciamo così farà una chiacchierata con la parte tecnica del quartiere. Abbiamo sentito il rettore, ma ho già intravisto nelle immagini nel nostro monitor di studio che c'è anche il preparatore Enrico Giusti, ci sono i giostatori, quindi ascolteremo anche loro, però vi dico che subito dopo
la diretta serale si concluderà in ognuna di queste serate con una nuova rubrica che si chiama Giorgio lo sa, con Giorgio Marmorini. Giorgio lo sa ma non lo dice, che è il sottotitolo, però invece lo dirà ovviamente quello che vuol dire. Ma io torno intanto a Porta del Foro, se siamo pronti con il collegamento con Riccardo Ciccarelli, appunto per chiudere la parte relativa al quartiere Giallo Cremisi. Quindi vedo Riccardo pronto ad intervenire e gli diamo subito la linea. A te Riccardo. C'è l'altro microfono. Allora, evidentemente c'era più del 50% di queste possibilità, quindi ancora non siamo in grado di sentire Riccardo Ciccarelli. A questo punto io direi andiamo in pubblicità e poi nel frattempo risolviamo il problema e rientriamo dopo la pubblicità con l'intervista di Riccardo Ciccarelli. Allora, ultima parte di questa nostra diretta serale, prima della rubrica di Giorgio Marmorini, torniamo a Porta del Foro con Riccardo Ciccarelli, questa volta sarà la volta buona per ascoltare i suoi ospiti. A te Riccardo. Luca, sì, noi riprendiamo il discorso che avevamo iniziato con il rettore Roberto Felici proprio nella prima parte della nostra diretta, seguendo le prove in Piazza Grande, e rivolgiamo la stessa domanda al capitano Lorenzo Casini per capire anche come sono andate queste prove nella loro prima giornata e soprattutto se la squadra di Porta del Foro, avete ovviamente schierato non solo i giostratori titolari ma anche tanti giovani, è un po' questo il punto di forza e anche ciò che attesta la vostra crescita in questi ultimi anni. Sì, buonasera a tutti, prima di cominciare. Sì, abbiamo portato i due ragazzi che faranno la prova generale stasera, come è normale che sia, perché comunque le prove sono anche per loro, la loro giostra a tutti gli effetti, sono due ragazzi cresciuti qui, uno è Matteo Vitellozzi, l'altro è Niccolo Scarpini, Elia Parsi che è un fratello d'arte, diciamo, no? Fratello fa il titolare e anche lui avrà la possibilità di fare qualche tiro in piazza. Abbiamo lavorato tantissimo con i giovani, si sono allenati esattamente quanto si sono allenati i titolari, quindi anche per loro è un motivo di soddisfazione sia fare la prova generale ma anche fare solo delle semplici giornate di prova. Insomma, siamo molto soddisfatti della giornata come è andata, delle prove che abbiamo fatto, delle carriere, della serietà che abbiamo messo, quindi come prima giornata direi che è stata ottima. Non sono presenti, ma approfitto anche per chiedere come sono andati Davide e Francesco. Abbiamo avuto i nostri microfoni, Davide comunque era molto soddisfatto. Sì, sono andati esattamente come ci aspettavamo, abbiamo fatto delle ottime carriere da giostra, i punteggi sono stati buoni, una prima sera direi molto soddisfacente, che è una linea di continuità con quello che abbiamo fatto a giugno. E allora Luca, sentiamo anche i diretti interessati, comincio da Matteo Vitellozzi. Che bilancio fai di questo primo giorno di prova? C'era, lo abbiamo detto più volte, questa incognita maltempo, però direi che poi con la lizza è andato tutto bene. Sì, sì, è andato tutto bene, il clima è ottimo, ora speriamo nei prossimi giorni che il tempo ci consenta di fare le altre prove, però comunque per essere stato il primo giorno sono molto contento di quello che abbiamo fatto. Chiediamo la stessa cosa anche a Niccolò, magari se vuoi anche farci un rapido riferimento anche al binomio con il cavallo, come è andata? Ma bene, ormai la cavalla è 2 anni che ce l'ho, comunque ci ho già corso 2 prove generali, la cavalla secondo me sta migliorando anche in piazza, è sempre più a suo agio. C'è da lavorare in qualche dettaglio, comunque abbiamo altri 2 giorni di prove più la simulata per lavorare bene, quindi siamo contenti, dai. Abbastanza contenti. Ringraziando anche Niccolò, vengo da te Elia, il capitano ha speso buone parole per te e quindi ti chiedo anche una tua prima impressione, un bilancio che fai di questa giornata. Ma secondo il mio punto di vista comunque è una giornata di prove molto proficua e ovviamente il tempo era un po' destabilizzante, anche il vento non era a favore, diciamo, però comunque tutto sommato secondo me è stata un giorno di prove ottimo. Per il quartiere. E allora con queste dichiarazioni che abbiamo raccolto, Luca, se non ci sono ulteriori domande io ti restituisco la linea, perché dovremmo esserci insomma con i tempi che ci eravamo dati. A perfetto, te. Benissimo, grazie Riccardo, grazie ovviamente ai tuoi ospiti e anche vedere questi giovanissimi, no, che si accingono a disputare, come avete sentito in questo caso da Scarpini e Vitellozzi, la prova generale in coppia, ne abbiamo parlato anche oggi pomeriggio, ma è l'atteso momento allora di Giorgio Marmorini, la sua rubrica Giorgio lo sa, che è dedicata a quale argomento, Giorgio?
Stasera iniziamo con l'estrazione delle carriere, sottovalutata dalle dichiarazioni dei dirigenti, attesa perché il primo atto della giostra è importantissima per una serie di fattori che vogliamo mettere in evidenza. Ci sono due aspetti, uno è la cabala e uno sono le bugie. Allora, la cabala è stata favorevole a tutti. Non ha voluto fare eccezioni. Santo Spirito, 4 volte che si è corso il 3 di settembre, 3 volte ha vinto da primo, poi Santo Spirito è il quartiere che vince di più degli altri da primo, quindi sotto questo aspetto è andato nella direzione giusta. Porta del Foro, terzo, la prima edizione si corse, che venne corsa, venne vinta proprio dal quartiere di Porta del Foro in questa posizione da terzi, e da terzi ha vinto solo Porta del Foro, quindi anche questa è un'altra cosa che va a favore. Porta Crucifera ha vinto 2 volte nel 95 e nel 2000 e ha vinto da quarto, è uscito quarto. Nessun quartiere ha vinto questa edizione da seconda e è uscito Sant'Andrea, quindi il fatto che ancora non avesse vinto il secondo è andato a Sant'Andrea che cerca il cappotto. Tutto sembrerebbe dal punto di vista della cabala che sia andato a posto. Sentiamo invece le dichiarazioni dei dirigenti, anche stamattina nei giornali, ma anche prima della giostra, che non danno importanza a che posizione tirano in giostra. E questa secondo me è una bugia, bisogna ricondurre le cose alla vera situazione, perché fra Santo Spirito e Sant'Andrea sicuramente ognuno dei due voleva tirare dopo l'altro. Santo Spirito tira primo, la cosa è andata a favore di Sant'Andrea che vedrà i punteggi di Santo Spirito. C'è come se fossero due giostre, una fra i favoriti e l'altra invece fra chi può essere il terzo incomodo, fra Porta del Foro e Porta Crucifera. In più si è estratto le lance che i capitani hanno messo in quel bussolotto. Se dovesse esserci un colpo, una lancia rotta, la sorte l'ha già assegnata, quindi non c'è più niente in parità. Con l'estrazione delle carriere tutto quello che era in parità fra i quartieri si è già alterato. Le prove in piazza di stasera hanno già evidenziato qualche tensione, qualche situazione che non è andata per tutti nella stessa direzione. Tutti dicono, Luca, bisogna fare tutti 2 centri, ma le giostre con 10 sono poche. A giugno è uscito il 9, se la potevano giocare tutti. Stasera un quartiere ha fatto 7, forse il favorito, Santo Spirito. Gli altri 3 hanno fatto 9, allora questo 10 dov'è? Allora è importante sapere se tirerò prima o dopo un certo punteggio, prima o dopo un avversario, la strategia che vado a fare. Ci sono dei quartieri come Sant'Andrea che sappiamo che fanno la strategia di giostra nel consiglio direttivo. E su cosa la fanno? La fanno sull'estrazione delle carriere, sui punteggi che si aspettano di una giostra che vanno a immaginare. Quindi tutta questa situazione è una situazione che già ha alterato e ha messo in vantaggio un quartiere rispetto a un altro, mentre da parte dei dirigenti dei quartieri si continua a tenere una posizione come nulla fosse successo. Così non è, lo volevamo evidenziare questo aspetto, perché la giostra è fatta di particolari e i particolari fanno la differenza. Molto bene. Concordo tra l'altro pienamente con la tua opinione, quindi Giorgio lo sa, mi aggiungo anch'io, lo so anch'io, e ti ringrazio ovviamente per questo esordio della nuova rubrica che poi ci accompagnerà per molto tempo, e ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito, ringrazio il nostro staff tecnico, è stata una giornata un po' complicata ma a volte succede, comunque alla fine l'abbiamo portata a casa, come diceva René Ferretti, in una indimenticabile serie televisiva che era Boris, quando girava le scene, anche se andavano in qualche modo, diceva, e anche questa l'abbiamo portata a casa. E così anche noi questa sera possiamo dire, in conclusione di questo primo appuntamento serale con Aspettando la Giostra, ci rivediamo domani mattina alle 10.30 per Buongiorno Giostra, domani pomeriggio alle 18, augurandoci ovviamente che le prove ci siano, ma noi comunque ci saremo alle 18 in diretta anche per raccontarvi se la sessione di prove si svolge oppure no, e poi domani sera alle 21.15. Grazie ancora a tutti voi per averci seguito.